Buonasera a tutti voi che ci seguite sia in diretta che poi appunto in registrata nell'on demand di Liberi.tv. Questa sera, serata diciamo di diretta straordinaria, anziché il venerdì come di solito facciamo, il giovedì siamo andati in diretta. Abbiamo deciso di fare questa cosa perché siamo in qualche modo freschi, se così possiamo dire, da una trasferta importante che ha fatto Liberi.tv al comitato, al congresso di radicali italiani, all'undicesimo congresso, e abbiamo appunto girato parecchi video, abbiamo insomma volevamo commentare con alcuni dei partecipanti al congresso i clamori tra virgolette insomma che sono venuti fuori dalle subito dopo la rielezione delle cariche, poi anche per quanto riguarda il comitato, il sistema elettorale. Sono diciamo delle discussioni che sono state anche un pochino delle tematiche precongressuali che mi sembra che periodicamente riemergano fuori tra i radicali, e noi volevamo appunto dare un certo farli arrivare su internet, dove pensiamo che appunto chi segue internet non sia proprio gli stessi che seguono, che ascoltano Radio Radicale o che vedono Radio Radicale, insomma per un pubblico speriamo più vasto veicoliamo un pochino questi umori post congressuali radicali. Allora vi presento subito gli ospiti, io vado in ordine di come li vedo sopra la schermata di Skype che utilizziamo come facciamo sempre. Annalita Di Giorgio, militante notissima ormai sul web, su internet, attivista sui social network. Andrea De Liberato, anche lui è radicale ed è, se non sbaglio, membro del comitato, del nuovo comitato di radicali italiani. Riccardo Cristiano, anche uno appunto delle colonne di Liberi.tv, è anche lui membro del comitato. E poi abbiamo Niccolò Calabro, che è un altro appunto dei congressisti, dei radicali che sono stati presenti durante questo congresso e sono tutti quanti testimoni un po' degli umori se così possiamo dire, altalenanti della platea che ascoltava, poi insomma altalenanti a seconda di ciò che di chi parlava e di ciò che veniva detto. Allora io comincerei un giro di parola e prendo i tempi. Io penso che possiamo fare un primo giro, un paio di giri complessivi con 10 minuti ciascuno. Io non vi interromperò, al decimo nono minuto vi avverto che sta finendo il tempo, e il primo tema diciamo più così introduttivo di cui volevo parlare era appunto con voi, era un pochino un commento sugli esiti congressuali delle votazioni. Cioè in realtà in questo congresso sono state elette le tre cariche elettive importanti, sono state riconfermate le tre cariche elettive di presidente, segretario e tesoriere, però insomma c'è stato anche un certo momento in cui si pensava che non ci sarebbe stata questa continuità. Ad Annalita Di Giorgio la parola, 10 minuti, cosa pensi di questo, come ci commenti questa cosa? Sì, una riconferma delle tre cariche. In realtà questo, vedendolo da fuori, insomma può far pensare che ci sia una grande insomma riconferma politica anche, no, dell'operato di questi ultimi tre anni, e da quanto però ci siamo accorti in congresso, anche dal detto fuori, dagli interventi, non credo che sia stato proprio così. Ed è facile vederlo, come soltanto Paola Costo ha avuto appunto il coraggio poi di dire apertamente durante il suo intervento, è stato, diciamocelo chiaramente, un fallimento appunto l'operato soprattutto di tesoriere e segretario. Non vedo campagne in corso, campagne politiche, che abbiano portato appunto a dei risultati, nessuna credo. I risultati maggiori sono quelli che comunque hanno avuto e ottengono i parlamentari radicali all'interno della sede istituzionale. Su questo insomma bisognerebbe interrogarsi, credo, anche per quanto riguarda il futuro
proprio elettorale del movimento del soggetto, perché appunto senza quella figura lì io credo che difficilmente riusciremo a ottenere gli obiettivi sia politici sia di campagna, proprio di comunicazione, di mantenimento dell'identità radicale. Mentre appunto se dobbiamo analizzare l'operato di radicali italiani, credo che sia abbastanza morto negli ultimi tempi. Avevamo il fondale con scritto amnistia, di tutto si è parlato in congresso tranne che di amnistia. Nella mozione ci hanno rimesso amnistia, però sappiamo che è l'unica proprio insomma faccia, cioè l'unica campagna svolta da questo movimento nell'ultimo anno è quella dei referendum romani, che però appunto non hanno avuto successo secondo me proprio per come sono stati portati avanti. Non ho negato la mia contrarietà all'accordo con Bonelli, ma soprattutto se mi si dice, mi si risponde, Bonelli è l'unico che insomma c'è stato appresso, non capisco perché poi ce la si debba prendere col PD e con l'IdV se non abbiamo raccolto le firme. E se ti allei con Bonelli, che è uno insomma più sfigato di te e che non ti porta né una mano, una collaborazione organizzativa, perché insomma io mi chiedo quante firme abbia preso Bonelli e i Verdi, ma soprattutto politica. Io ci vedo ben poco di continuità politica col movimento portato avanti da Bonelli. E quindi nel congresso in realtà si è parlato molto poco di tutto questo. Rispetto alle cariche, ti dico, io non sono stata d'accordo nella riconferma, non sono d'accordo nella riconferma di segretario e tesoriere, proprio perché anche dal punto di vista strettamente, diciamo, economico, delle iscrizioni, delle tessere, delle iniziative di autofinanziamento, la relazione del tesoriere è stata spaventosa, siamo impicchiata, ogni anno va sempre peggio. Per cui io dico, a questo punto un tesoriere che ci si presenta con questo tipo di relazione davvero disarmante, dici mi dimetto e quindi non sono più in grado, oppure dici il problema non è mio, è della segreteria, insomma io faccio il possibile, però a livello politico non riusciamo ad andare avanti. Diverso è il caso del presidente, io ho molta stima di Viale e penso che sia l'unica persona veramente, ma veramente libera, che non risponde a nessuno tra gli attuali dirigenti, per cui seppur con qualche molte difficoltà, insomma meno male che c'è la sua riconferma, tra l'altro l'unica in disaccordo con la direzione, è positiva. Certo, l'altro nome che era stato fatto per la candidatura a segretario, quello di Lipparini, sinceramente non penso che era il nome giusto, ma soprattutto con tutta la stima che ho per lui, nonostante anche il pessimo intervento che ha fatto, perché appunto ha fatto un intervento, io sono Lipparini, io ho fatto questo, però non c'era visione politica, non c'era prospettiva politica, né in lui e né soprattutto nelle persone che alla fine gli sono state intorno. C'è stata questa candidatura che era una candidatura, io l'ho chiamata un risico, no? Era come mettere i carri armati, le bandierine all'interno di comitato, segreteria, insomma di queste figure qui, però non c'era appunto una visione politica di lungo raggio, non c'era un progetto, non c'è stata appunto un'idea politica che ha supportato la sua candidatura. Anche il fatto che lui si sia appunto presentato da solo, senza persone che l'abbiano sostenuto, penso che sia stato più che altro passatemi il termine, una paraculata, perché non c'erano persone all'altezza, alle sue spalle, che potevano sostenere e presentare insomma questa sua candidatura. Per cui è andata così perché non si è avuto il coraggio di proporre un'alternativa che doveva nascere sì in congresso, ma durante i 4 giorni congressuali all'interno dell'assise congressuale, non come è avvenuto nei corridoi, appunto senza né una mozione, ma né neanche un'idea, non c'era nulla di tutto ciò.
Oppure sarebbe dovuta nascere, insomma, durante quest'ultimo anno. Invece io vedo, insomma, abbastanza stagnamento, non c'è proprio neanche l'idea, no? Non dico di una scalata, ma proprio di proporre cose diverse dal modo in cui il movimento è stato portato avanti. Poi in congresso si è soffermato su altro, su appunto il rapporto tra i vari soggetti, rapporto anche economico. E la votazione della mozione del cambio dello statuto per soli 3 voti, sinceramente, ho trovato una cosa veramente, veramente triste, anche perché non si è avuto veramente il tempo di avviare una discussione. Questo purtroppo accade sempre per qualunque tipo di mozione che viene presentata. Si arriva all'ultima mezz'ora a dover votare 10 mozioni, cambi di statuto e roba del genere, senza che però insomma, si avvii veramente una discussione. Ci vuole molto più tempo per riflettere su queste cose. Bisognerebbe discuterne seriamente, non appunto nel giro di 10 minuti col gobbo di viale dietro, insomma, chi parlava un po' quest'ansia, si capiva ben poco, perché poi figurati, in quel momento bisognava fare tante cose, quindi non c'era molta attenzione. Mentre credo che se ci si presenta con questi cambi di statuto, modifiche, mozioni così importanti, farlo nell'ultima mezz'ora senza approfondire il discorso prima, insomma, si perde veramente la linea. Mentre il congresso, appunto, parlava di tutt'altro. E per cui penso che, come invitava Pannella in conversazione, c'è da riflettere, c'è da riascoltare il congresso. Io lo sto facendo in questi giorni. C'è da riascoltare, prendere appunti e rifletterci sopra. Mi dispiace, ecco, che ora gli eletti possano vantarsi di un credito che sinceramente non hanno, perché davvero dire che la loro rielezione mostra una riconferma del loro operato, delle loro scelte politiche, è veramente azzardato, azzardato farlo. E sono stati rieletti, ma perché secondo me davvero non c'è stata nessun'altra proposta. Poi non so se dovremmo parlare dopo, posso accennare ora a questa modifica Sì, del guarda, hai voto. ancora 1 minuto e mezzo. Decidi Ecco, tu. va bene, dai, lo cedo agli altri, ne riparliamo dopo. Va bene. Allora, grazie Anarita. Io ho una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, ve la dico adesso, integro al volo il minuto di Anarita, grazie. Noi di consuetudine, una, diciamo, delle regole, tra virgolette, di Libri.tv, che abbiamo un'interazione con chi ci segue e che quindi ci può porre delle domande sulla chat, quindi c'è la possibilità che ci pongano delle domande che ovviamente porrò a voi. Ecco, questa qua era una cosa che mi ho dimenticato di dirvi. A questo punto passo la parola a Andrea Deliberato, stessa domanda, 10 minuti. A te, Andrea. Ecco, buonasera a tutti. Riguardo alla questione delle firme, almeno fino a pochi giorni prima della chiusura della campagna, siccome era andato in sede a contarle, per aiutare, quelle dei Verdi, se ricordo bene, erano circa 2.000 firme. Poi non so se ne fossero arrivate altre poi negli ultimi giorni. Però a pochi giorni dalla chiusura, quando si contavano le firme per cercare di capire se valeva la pena prolungare, come poi è stato fatto, di una settimana o due la campagna, il contributo dei Verdi era di 2.000 firme referendum sulle 44.000 che poi sono state raccolte per referendum. E per commentare ancora brevemente quella vicenda, che poi non mi pare abbia pesato più di tanto, come alcuni potevano pensare, sull'elezione del principale promotore, poi Mario Staderini a segretario. Io credo che un errore politico sia stato quello di sovrastimare quella che poteva essere il contributo degli altri partiti. I Verdi, l'Italia dei Valori, alcuni circoli del PD, io credo anche, andando a vedere quelle che erano le statistiche di iniziative referendarie simili che sono state svolte in precedenza, è poi normale che quella formazione politica che ti promette 10.000 firme e poi te ne porta 2.500-3.000, insomma. Quindi poi questo, poi i conti alla fine non sono tornati.
per venire alla domanda sulla riconferma delle cariche, a partire dal presidente, perché diciamo sono rimasto poi coinvolto nella in qualche maniera possibilità di candidatura di Pierpaolo Segneri, ovvero Pierpaolo un mese circa prima e più della, di, prima del congresso aveva contattato vari compagni per proporsi, per chiedere cosa ne pensassero di una sua eventuale candidatura alla presidenza. Io, insomma, da suo amico l'ho subito sconsigliato, però lui è determinato, è andato avanti e poi ha posto in maniera, diciamo, pubblica la domanda sia sulla lista Satyagraha e sia con un articolo che è uscito in questo caso, credo lui per una questione anche di garbo, non su Notizie Radicali ma su L'Ideale, l'ideale.info di Alan Bauman, che è una, diciamo, rivista web. Però non si è sviluppato un dibattito, nonostante diciamo, ecco, Pierpaolo Segneri lo conoscete, non si è presentato con due righe ma con tutte delle sue riflessioni politiche, anche culturali, che sarebbero andate poi a caratterizzare una sua eventuale presidenza. Non ha poi ritenuto opportuno di candidarsi non avendo ricevuto abbastanza sostegno. E non solo, ma ricordo anche diciamo, un autorevole parlamentare radicale criticare addirittura il fatto che Segneri addirittura quasi osasse parlare di una sua candidatura, perché a suo dire le candidature dovrebbero venire fuori dai lavori congressuali, il che può essere certo vero, però nel dibattito congressuale mi viene da notare che per la natura stessa del dibattito non è un dibattito dove c'è la possibilità di interagire anche con delle risposte, perché sono 150 persone che salgono a parlare per 10 minuti, quindi è un dibattito di un certo tipo, non è un dibattito che possa invece permettere più interventi, allora un vero dibattere. E quindi le candidature poi si sono svolte nella tradizionale maniera radicale, ovvero nessuno degli incumbent, degli incombenti, fino a dopo l'apertura dei lavori congressuali ha detto nulla riguardo una sua possibile candidatura. Sono cominciati a girare i nomi più svariati e col seno del poi posso dire che l'unico reale era quello di Lorenzo, di Parini, che poi si è effettivamente candidato. Si è dovuto aspettare la direzione serale poi per prendere atto e conoscenza finalmente che anche Staderini e De Lucia e Viale si sarebbero ricandidati. E poi per tornare alla vicenda presidenziale, io ho una, come dire, nutro sicuramente una stima mista a un senso di ammirazione per la compagna Deborah Cianfanelli, però mi è parso che la sua candidatura sia emersa veramente all'ultimo minuto, nelle ultime ore, sia apparsa come un qualcosa di calato dall'alto, di deciso un po' nelle segrete stanze. E quindi penso che questo, purtroppo per lei e per il suo valore, abbia pesato molto negativamente sulla sua candidatura. Io almeno a pelle, non so, ho avuto questa sensazione. E quindi molti congressisti hanno optato per la riconferma di Silvio. Riguardo poi alla tesoreria, io ho sicuramente molte domande da fare a Michele De Lucia, perché proprio spero di avere da lui dei chiarimenti su molte questioni, però devo notare come per l'ennesima volta
non so se è stato un candidato unico e per la sua grande capacità, la sua grande autorevolezza, o se a un certo punto quella è una poltrona che scotta, è una patata bollente che nessuno si vuole prendere in mano. Nessuno. E poi è stato riconfermato segretario di Radicali Italiani Mario Staderini, e credo che per la possibilità di una reale alternativa a Mario ci sarebbe voluta una mozione generale contrapposta, secondo me. E a mio modo di vedere le cose, la candidatura di Lorenzo o Lipparini è stata indebolita dal fatto che non proponesse una mozione alternativa a quella che poi è in qualche maniera è stata poi la mozione generale votata, che era in qualche modo quella della segreteria. Una riflessione generale che volevo fare è riguardo le parole di quel fondale. Insomma, io ho particolarmente apprezzato l'espressione flagranza criminale e mi chiedo, ma per questa flagranza criminale che cosa ha fatto nel 2012 i Radicali Italiani? Ovvero, per questa credo fondamentale battaglia e lotta non violenza per la giustizia. Io dico per la giustizia, che poi vuol dire l'amnistia, le carceri. Di che quali strumenti avevamo bisogno? Non avremmo potuto realizzarla attraverso il detenuto ignoto? Forse risparmiandoci anche tutta una serie di costi? Io veramente, Radicali Italiani, in questa situazione mi chiedo con preoccupazione se sia lo strumento ancora giusto per quella grande battaglia che vogliamo portare avanti. Perché non capisco a cosa veramente altrimenti debba servire. Uno strumento inventato nel 2001 per Daniele Capezzone ha bisogno magari di essere ripensato, o insomma, eventualmente, ecco, senza scandali, anche di essere abbandonato per poi usare altro. Si potrebbe usare anche quasi nessuno tocchi Caino, perché in Italia è in vigore, diciamo, una forma di pena di morte. E perché poi torturare le persone detenute fino a portarle al suicidio per me è indurre a morte, è la pena di morte quello lì. Oppure muoiono, perché se andate a vedere le storie di questi del 2012 che sono morti, sono morti perché le cure sanitarie vengono a mancare, vengono date con ritardo. Sono persone che se leggete le loro storie viene da pensare, insomma, se non fossero state detenute sarebbero state curate. Ok, Andrea, vai in chiusura. E io ho chiuso su Vive, avevo chiuso dicendo appunto sarebbero persone che se non fossero state detenute sarebbero con ogni probabilità ancora vive. Ok, grazie Andrea. Allora, io adesso passo la parola, secondo il giro, a Riccardo. Prima di questo sono arrivate due domande che ve le pongo subito da Antonella, che ci segue sulla chat, ed è questa, poi dopo le risponderete al turno. Come la vedono il fatto che Cappato non abbia appoggiato Lipparini, addirittura ha parlato pro Mario? Perché De Lucia ogni anno deve andare a casa con NR, non so cosa voglia dire, sempre più fallimentare, invece sempre riconfermato? Adesso io passo la parola a Riccardo, 10 minuti, a te Riccardo. Grazie Gianni, io saluto tutti. Nel mio intervento di questi 10 minuti avrei comunque tirato in ballo Cappato, più avanti sicuramente. Di certo voglio dire che ho una visione privilegiata, perché diciamo vedo l'aspetto dei congressisti diversamente da come lo vedrebbe una persona che invece segue il congresso in sala.
Ho avuto la possibilità, non soltanto a questo congresso, ma anche a quello precedente, di poter parlare con anche persone che non sono riuscite a intervenire. Io penso che questo congresso ha una grossa pecca, che è quello che si dà troppo spazio ai big, a personaggi che magari ormai sono stranoti e magari non hanno modo di parlare, quei congressisti che comunque pagano la tessera e vorrebbero vedersi magari almeno in quei 4 giorni all'anno un minimo di, non dico di partecipazione, però di attenzione, perché la cosa che manca probabilmente i radicali italiani, che non si capisce bene cosa sia ultimamente, è l'attenzione. E questo non lo dico perché lo penso soltanto io, ma perché ho interpretato le parole di alcune persone che ho ascoltato e che mi hanno detto: guardi, io non mi voglio nemmeno candidare al comitato, perché tanto comunque non posso apportare nulla, in quanto non è vero che riesco a dare la linea politica a radicali italiani, anche perché la linea politica dei radicali italiani è già demarcato, comunque è già guidata da qualcuno. Per quanto riguarda poi le elezioni dei membri della dirigenza di Radicali Italiani, quindi segretario, presidente e tesoriere, mi riallaccio a quello che diceva prima Annarita per quanto riguarda l'integrità di Silvio Viale, perché comunque Silvio Viale è una persona che riesce ad avere delle sue idee ed è difficile in Radicali Italiani, ed è difficile, vedo anche a questo punto, nella dirigenza, perché Mario Sederini a me non sembra una persona che abbia delle proprie idee, almeno questa è la mia sensazione. E poi soprattutto è stato duro per me sentire non parlare degli insuccessi, perché è troppo facile fare l'elogio dei propri successi. Non si è parlato assolutamente della delusione di Roma si muove, perché abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto di positivo, ma non abbiamo fatto una critica, perché bisognerebbe farla la critica, a quello che invece è avvenuto di negativo. Come anche rispondendo alla domanda della persona che l'ha fatta poco fa in chat, è vero, De Lucia porta a casa l'elezione ogni anno, ma non fa un'autocritica sui fallimenti della propria gestione di tesoreria, cosa che invece andrebbe fatta. Cioè, se tu sei un parliamo di pareggio di bilancio, se uno parla di pareggio di bilancio deve parlare dei debiti e deve parlare dei crediti. A me sembra che parliamo solo ed esclusivamente dei crediti che vantiamo nei confronti dei congressisti, e mi sembra anche che parliamo solo ed esclusivamente di quello che vorremmo da loro, cioè sempre più soldi, sempre più partecipazione, però poi quando partecipano a un congresso non vengono ascoltati. E allora questa secondo me è una grossa mancanza, una grossa pecca, perché non è giusto che magari persone, ripeto, big dell'Olimpo radicale possano parlare e sparlare a più non posso, magari attaccando anche delle persone nuove dell'ambiente radicale. Io voglio portare l'ultimo caso, che è quello che mi ha colpito di più, che è quello degli antispecisti. Adesso, indipendentemente dal fatto se Giovanna Devetag fosse iscritta o meno a Radicali Italiani, anche perché non essendo radicale non è nemmeno nell'ottica, poi comunque le è stata data la parola da Silvio Viale in quel momento, a me ha fatto specie Gianni, passami la parola che non mi viene. Il direttore di notizie radicali, Walter Vecellio. Bravissimo. Esatto, Walter Vecellio, attaccare in malo modo non tanto Giovanna Devetag, ma quanto Silvio Viale. Cioè, per me quello è stato un esempio disgustoso di affondare, diciamo, i propri compagni. Cioè, ci si attacca a vicenda invece di sostenersi a vicenda. In quel momento era comunque una compagna che si sarebbe sicuramente iscritta e che comunque aveva diritto, quanto gli altri, minimamente di poter parlare. Io dico, perché ci facciamo guerra fra di noi quando invece sono gli unici che poi alla fine riescono a portare un contributo attivo a Radicali Italiani? Perché parliamoci chiaro, Radicali Italiani non è un partito politico, perché non vogliamo che sia un partito politico, visto che per 3 voti di differenza, che secondo me questo è scandaloso anche questo, abbiamo votato che non sia un partito politico. Ma Radicali Italiani in sé non serve a nulla, perché probabilmente le uniche cose che servono sono le associazioni della Galassia Radicale, che ne so, la Nessuno Tocchi Caino, la Luca Coscioni, l'Associazione Radicale Certi Diritti, tante altre associazioni che hanno un senso di esistere, e il senso di esistere è quello di determinati diritti,
nitti di determinati ambiti, ma Radicali Italiani non ha senso di esistere a questo punto. Allora teniamoci la lista Pannella, che è l'unica che è in grado di, che si può presentare alle elezioni, a quello, da quello che ne esce fuori. Radicali Italiani, il movimento Radicali Italiani non ha ragione di esistere. Questa è la mia analisi sul segretario, tesoriere e presidente. Poi, per quanto riguarda la candidatura di Lipparini, io voglio fare soltanto una valutazione, diciamo, di numeri, indipendentemente dal fatto se Lipparini è stato votato o no, indipendentemente dal fatto se Lipparini abbia sbagliato magari nel fare anche lui l'autoelogio di ciò che ha fatto, però comunque gli sono stati riconosciuti 84 voti su 103 rispetto a 130 che ha preso Mario Staderini, quindi comunque è un dato importante. 84 congressisti hanno dato un segnale alla dirigenza e hanno dato comunque 84 voti di fiducia a Lipparini. Poi un'altra cosa che è giusto ricordare è lo sfogo di Paola Cossu, perché Paola Cossu ha detto una cosa giustissima: quando io imprenditore non riesco a fare il mio dovere, mi dimetto o comunque mi tiro indietro. Adesso questo manca probabilmente alla dirigenza dei Radicali Italiani: fare un passo indietro. Perché quando si ammette una sconfitta, perché la sconfitta è evidente, uno dovrebbe fare un passo indietro, ammettere i propri errori e magari dare la possibilità a qualcun altro di poter provare a migliorare, insomma, a migliorare le cose. Io non credo, come si diceva l'anno scorso, squadra vecchia non si cambia, cavallo vecchio non si cambia, adesso non ricordo bene qual era l'aforisma, però non sono d'accordo su questo. Io sono d'accordo invece nel rinnovamento, nel dare la possibilità ad altri di poter fare una prova, come anche per il comitato vale la stessa cosa, ma questo probabilmente è un tema che affronteremo sicuramente dopo. E poi in ultima analisi, dopodiché ripeto, non voglio rubare altro tempo, dico soltanto un'altra cosa che ripeto: ascoltare i congressisti, cosa è successo? Franco Levi, che vabbè, viene definito magari il folle della situazione, ha comunque fatto due candidature, e quindi in quel momento lui era in diritto, in dovere di candidare due persone. Aveva candidato Marco Belelli, il mago Temma, che non era presente in sala, quindi non è salito sul palco né per accettare né per rifiutare la propria candidatura, e Blanca Bricegno, che in quel momento era in sala invece. E avrebbe probabilmente, anzi non avrebbe probabilmente, se ascoltate l'intervista, lei dice che sarebbe salita sul palco per rifiutare la candidatura, ma per parlare magari brevemente delle battaglie che sta combattendo. Solo che in quel momento Manfredi, se non vado errato, ha snobbato diciamo, l'intervento di Franco Levi, ed è passato, diciamo così. Perché? Perché comunque i soliti noti danno la parola a chi dicono loro, danno spazio a chi dicono loro, e le persone comuni, che sono quelle che comunque sono il motore di Radicali Italiani, il motore dei radicali in generale, vengono escluse dal dibattito pubblico, che è la fondamentale, diciamo, ricchezza di Radicali Italiani. Perché Radicali Italiani non è le 200 euro all'anno e poi il di più che poi viene chiesto telefonicamente. Radicali Italiani è tutte le persone che sono venute al congresso e quelle che magari non sono potute venire al congresso. Quelle Radicali Italiani. Niente, io ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e per la pazienza di chi mi ha ascoltato. Ok, allora parola a Nicolò con un'ultima domanda che vi inserisco e che ci pone sempre Antonella. Dice: che ne pensate del discorso di Emma Bonino, deludente, dice sempre le stesse cose. A te Nicolò. Allora, ciao a tutti, ringrazio Gianni per avermi invitato, perché sicuramente il tema è molto interessante. Credo che tutti noi nelle nostre realtà territoriali comunque ci siamo già confrontati con altri compagni per poter capire che cosa fosse veramente uscito da questo congresso e quali fossero le conseguenze per noi e per tutto il movimento. Allora, io partirei dal rinnovo delle cariche, perché dice tanto, diciamo, sull'esito congressuale. Ha vinto Mario Staderini, che, come hanno già detto gli altri, però mi sento di concordare al 100%, si è fatto promotore
di una campagna che ha rappresentato una sconfitta, una cocente sconfitta, perché era quasi un successo, quindi questo quasi successo rende la sconfitta ancora più grave. E Lorenzo Liparini secondo me ha fatto un'ottima figura, però parlerò in seguito della candidatura di Lorenzo. Michele De Lucia a suo modo si presentava anche lui con un bilancio molto scadente, perché le tessere di Radicali Italiani sono in costante calo, il finanziamento non si trova, e questo mostra evidentemente un'incapacità di gestire Radicali Italiani come un'associazione autofinanziata, ed è ora che se ne rendano conto. De Lucia inoltre è stato molto divertente vedere quante schede bianche nulle siano risultate dal voto finale, questo per farci capire che c'è un disagio all'interno del movimento di Radicali Italiani. Dopo, se posso, vorrei anche rispondere alla domanda inerente a Liparini Cappato, dato che conosco bene entrambi, dato che sono qua a Milano e lavoro con entrambi. La candidatura di Liparini sicuramente ha avuto il merito di mostrare che Liparini e Cappato non sono tre che si sovrappongono, sono figure diverse che hanno una visione diversa del movimento, e quello che fa Cappato non è necessariamente legato a quello che fa Lorenzo, e quindi anche per lui mostrare un'indipendenza di visioni, un'indipendenza di visioni politiche è molto importante. Cosa posso dire d'altro in questo congresso? Un congresso dialettica sull'organizzazione inerente alla Radicali Italiani, e è una questione che va affrontata sicuramente, però sono mancate un po' le questioni politiche su che cosa può fare Radicali Italiani per il prossimo anno. Mario Stanrini nella sua relazione iniziale e nella mozione generale che è stata approvata ha parlato più volte di referendum. Io francamente non mi ricordo nel dibattito congressuale nessuno accennato a questo tema. Dopo cosa è mancato? Certo, ci siamo lamentati tanto, grazie, no dai, non sono così noioso, ragazzi. Guarda, il commento è giusto, perché poi ci sta chi attende, il primo è troppo lungo, lo facciamo di 5 minuti il secondo giro, magari poi facciamo più giri, vai Nicolò. Va bene, no? Come dicevo, la linea politica di Radicali è mancata, è venuto un esponente di Fermare il declino. Secondo me Fermare il declino è la prima forza con cui possiamo parlare in vista di alleanze elettorali, oltre che con Matteo Renzi del PD. Uno degli interventi del congresso che mi è piaciuto di più sicuramente è stato quello di Turco, perché Turco ha rappresentato al meglio il dissesto finanziario anche che ci vedremo nei prossimi anni, perché ha parlato di una struttura del Partito Radicale, e anche noi come Radicali Italiani usufruiamo di quella struttura, che dipende al 50% dal finanziamento pubblico anche indiretto attraverso i parlamentari. Il prossimo anno, che non saremo più nel Parlamento molto probabilmente, sarà un problema politico e organizzativo gestire l'intera struttura. Altre cose che mi sono segnato, possiamo anche parlare del listone, delle liste, le cinquine, dato che è un tema molto caldo, per cui anch'io che sono il prossimo giro. Allora lascio il tema al prossimo giro, così ne parliamo. È preciso che no, nessuno ancora ha deciso. Hai ancora 6 minuti, con il prossimo giro penserei di parlo, cioè, tu hai 10 minuti come gli altri in questo giro. Perfetto. Allora, le lascio alla fine le cinquine. Per quanto riguarda la candidatura di Lorenzo, è vero, è mancata politica alla candidatura. Dovevamo fare una. Io sono uno di quelli che l'ha supportata, quindi mi ci metto dentro anch'io nel gruppo. È mancata una visione politica alternativa, o meglio, una visione politica c'era, però non siamo riusciti a farla emergere. È quello che tenteremo di fare durante quest'anno. Dovevamo fare una mozione generale, però non credo, e credo fosse la critica della Narita, che far presentare Lorenzo da qualcun altro potesse cambiare la situazione. Noi ci avevamo pensato anche un pochino su chi eventualmente potesse
potesse avanzare la sua candidatura, però alla fine, secondo me, anche andando da solo, ha mostrato un'autonomia e una forza di iniziativa che mancavano agli altri. Altra domanda sull'intervento della Bonino. La Bonino mi ha deluso in questo congresso. Non mi ricordo di altri congressi o assise radicali in cui la Bonino fosse pubblicamente contestata, come è accaduto quando abbiamo messo in votazione l'articolo 3 dello statuto. Non mi è piaciuta in quell'intervento, perché non so quello che abbiate vissuto voi, però io l'ho vissuto anche come una specie di ricatto, quello della Bonino. Là la dirigenza doveva avere la forza e la capacità, oltre che la coscienza, di capire che in quel momento era staccato, era completamente spaccata la sessione congressuale, perché il tema è un tema fondamentale che va affrontato con calma, e doveva ritirare completamente l'emendamento. Dopo Turco ha deciso e si è preso la responsabilità di approvarlo, però il comitato durante tutto il prossimo anno potrà anche fare scelte diverse e fare magari un passo indietro, ed è quello che mi auguro. Altra parola per Viale, perché Viale mi sta simpatico. Sicuramente è l'unico della dirigenza che non è allineato a quelle che sono i diktat pannelliani, e qua, quando parlo di diktat pannelliani, non è assolutamente un'accusa a Pannella, e voglio che sia chiaro. Quello che è chiaro è che c'è una dirigenza che non fa altro che adeguarsi sempre a quelle che sono le sue visioni, perché quello dell'articolo 3 dello statuto è un problema che è stato sollevato in direzione di radicali italiani nel mese di settembre, in cui Pannella si è lamentato che in radicali italiani non fosse presente la clausola che è stata inserita al congresso. Durante quella direzione Cappato aveva provato ad inserirsi dicendo che era un problema politico, che anche la lista Bonino-Pannella è una lista costituente del Partito Radicale Transnazionale. Però alla fine Michele De Lucia, così da solo, ha avuto la bella idea, senza precisarlo magari durante la relazione di tesoreria alla fine, che aveva intenzione di proporre questo emendamento, l'ha presentato all'assise congressuale, e l'assise congressuale si è trovata spaccata. Ma è normale, perché questi argomenti hanno bisogno di un dibattito molto molto più ampio, e la scena di vedere tutta la direzione sul palco che votava a favore mentre solo Viale alzava il suo cartellino, è una scena che secondo me andrebbe fotografata e mostrata per far capire come è allineata questa direzione. Una direzione che manca di iniziativa politica, una direzione che non sa neanche che cos'è Radicali Italiani. Non lo sappiamo noi, non ci presentiamo alle elezioni. Si presenta alle elezioni la lista Bonino Pannella, una lista a cui nessuno dei presenti può iscriversi, una lista che prende i rimborsi elettorali, una lista di cui non conosciamo molto bene i bilanci. Turco ha accennato qualcosa. Gianni, se posso, ho trovato. Hai ancora un minuto? No, volevo dirlo a tutti quelli che ci ascoltano. Per quanto riguarda la lista Pannella, nell'ultima gazzetta ufficiale ci sono i bilanci del 2010 e del 2011, se qualcuno vuole andarseli a vedere per trovare anche informazioni interessanti. Comunque, quello del rapporto fra la Galassia Radicali e la lista Bonino Pannella è sicuramente un tema in cui il Comitato Nazionale prossimo deve parlare. Dopo parlo delle cinquine del prossimo giro. A posto. Allora, appunto, cerchiamo di fare dei turni, tra virgolette, di parola, dei giri di parola da 5 minuti. Arriva un'altra domanda da Antonella, che è attivissimo questa sera, e ci, diciamo, ci agita un pochino, ci anima, ecco, la chat, e chiede: ma Turco sta minacciando di chiamare l'ufficiale giudiziario, è vero? Allora, questa domanda con le altre e delle riflessioni su il Comitato Nazionale, il sistema di votazione, un tentativo di riforma che pare sia naufragato. Mi viene in mente anche un parallelo con quello che succede in livello nazionale con il tentativo di riforma della nostra legge elettorale, che pare che non vada in porto. E insomma, su questo ci sta, credo, abbastanza da dire. La parola ad Anna Rita, 5 minuti a te. Turno. No, allora, sinceramente trovo abbastanza ridicola questa cosa delle cinquine e tutto il resto per il comitato.
Che cosa conta il Comitato dei Radicali Italiani? Cioè, che cosa decide? A quanto mi pare, niente. Penso all'ultimo comitato, c'era emozione, una cosa sui referendum che bisognava fare ad ottobre. Voi l'avete vista, io non l'ho vista da nessuna parte. Per cui voglio dire, non conta nulla, non conta nulla sulle decisioni elettorali, su con chi si va, su chi saranno i parlamentari, ma neppure sulla politica del partito. Ritorniamo sempre allo stesso punto. Per cui anche quando mette le cose in mozione, poi gli organi che dovrebbero, insomma, attuare e rendere operative quelle decisioni fanno tutt'altro, fregandosene di quelle che sono le decisioni del comitato. Per cui stiamo parlando veramente di niente, cioè è un risico, ma che non serve a nulla. Per cui sinceramente trovo abbastanza stucchevole questo discorso sulle cinquine e su tutto il resto, perché cioè, non serve a dire ok, a farsi comunicati personali, faccio parte del comitato, ad andare 3 volte l'anno a Roma a farsi, insomma, il proprio intervento su Radio Radicale. Dopodiché veramente è privo di potere politico e decisionale questo comitato. Per cui io ho deciso da un paio d'anni di non farne più parte, ma davvero penso che si stia discutendo del niente. Le altre domande, Gianni, aiutami che non me le ricordo. Allora, ci stava, riflessioni sull'intervento di Emma Bonino che dice Antonella è sempre uguale, dice sempre le stesse cose, Turco sta chiamando l'ufficiale giudiziario e poi ancora si doveva dimettere De Lucia perché i conti stanno sempre messi male e invece è stato rinominato e così via. A te. Quello lo prima, De Lucia doveva assolutamente dimettersi, rassegnare le dimissioni, lui e tutti gli altri, perché se, insomma, uno si presenta dicendo questi sono i dati, questi sono i nostri risultati, come minimo dopo 3 anni dici guardate non sono più in grado, cioè vuoi per colpa mia, vuoi per colpa delle decisioni politiche, tutto quello che vuoi, ma come minimo mette in discussione questo, insomma, la sua ricandidatura. Per cui dopo il fallimento di questi 3 anni è il minimo che venga cambiata la classe dirigente. Una cosa, l'ultima sul comitato, mi fanno ridere comunque quelli che denunciano, ma io non mi candido, io non mi piace il sistema camorristico, su tutti quelli che poi sanno benissimo che hanno il posto assicurato in direzione, per cui sinceramente sono gli ultimi titolati a parlare perché non stanno in comitato, non si candidano al comitato perché hanno il loro posticino assicurato, per cui veramente fanno grazie, dico, no, mi fa l'applauso, fanno ridere. Ho detto, ho scritto ai dettagli dei valori, cioè proprio questa cosa di denunciare gli altri, noi siamo puliti, ma perché semplicemente c'hanno il loro posto assicurato. L'intervento di Amamorino l'ho trovato veramente triste, perché su questa cosa qui del cambio dello statuto non c'era fino a un giorno fa. Lei ha detto se non facciamo così questo non è un rispetto alla mia storia radicale, ma fino a ieri è stato così, la tua storia è stata questa, non c'era nessuna necessità di inserire questa cosa in statuto, per cui è sempre stato così, la modifica l'avete fatta voi dicendo se non la facciamo non cambia, insomma non è più la mia storia radicale. Le due cose non coincidono, insomma, finora è stato così, era la tua storia, nessuno si è inserito, Radicali Italiani non mi sembra si sia mai candidata alle elezioni, semplicemente ora ce l'avete messo in statuto, ma se, come ho risentito congresso, l'obiettivo era quello della doppia tessera, cari miei, non incide proprio sulle doppie tessere, soprattutto del Partito Democratico, perché il Partito Democratico nel suo statuto dice non è possibile la doppia tessera con iscrizioni a movimenti politici, non parla di candidatura alle elezioni, di partecipazione alle competizioni elettorali, parla di movimenti politici, per cui fino a quando nello statuto dei Radicali Italiani c'è scritto movimento politico, la doppia tessera ce la possiamo scordare, per cui non ci prendete in giro. Questa storia della doppia tessera è stata una scusa per motivare il fatto che si vuole dare potere elettorale semplicemente alla lista Bonino-Pannella, potere elettorale di rimborso del finanziamento pubblico, di decisioni di non scalata del movimento, non democraticità. Per cui di che cosa stiamo parlando? Cioè, Vai Maurizio, in chiusura, Narita.
Quindi no, la riforma dell'articolo 49 dice sempre Maurizio, la democraticità dei partiti, sinceramente avremo, perché ce l'avremo, un soggetto elettorale che non è assolutamente democratico, per cui ribadisco, stiamo partecipando, siamo iscritti, facciamo parte di un comitato di direzione che non decide assolutamente niente. Perfetto, allora passiamo la parola adesso a Andrea Deliberato, a te 5 minuti Andrea. Non so se posso replicare brevemente ad alcuni degli interventi precedenti. Siamo qua apposta, basta non sovrapporsi, certo. Volevo far presente a Riccardo che riguardo a una mozione antispecista, come poi ci ha segnalato il nostro caro compagno Gaetano Dentamaro, in effetti chi è osservatore, non è iscritto al movimento, non può illustrare mozioni proprio da articolo 7 punto qualcosa del regolamento congressuale. Quindi credo infatti, ho detto a Giovanna che i fatti, i fischi, secondo me, che si sono uditi in congresso erano rivolti a Viale, che diciamo in quel caso non probabilmente non ricordava quell'articolo del regolamento. Ecco, una notazione interessante che ho sentito, mi sembra, da Nicolò riguardo i voti di Michele De Lucia. È vero che rispetto alle elezioni degli scorsi anni, andiamo a vedere i risultati, quest'anno il numero delle schede bianche e delle schede nulle era significativo, per così dire. E no, mi è dispiaciuto molto anche per Blanca Bricegno, volevo dire, perché credo che, ecco, un intervento a quel punto di Blanca, che viene dal Venezuela, che è il paese che è governato da Chavez, che è una specie di Mussolini militarizzato, moderno, sudamericano, che è l'idolo di certa sinistra anche italiana, poteva essere significativo, ci poteva ricordare qualcosa proprio nel senso transnazionale che hanno i radicali. Scusate per la cosa pannelliana, lo squillo pannelliano in diretta del cellulare, adesso lo spero. E poi non lo so se c'erano ecco, riguardo l'intervento di Emma Bonino, io insomma ero vicino, sono andato verso le prime file ed ero in piedi ad applaudire e le ho gridato brava varie volte. Poi però scriverò magari un articolo per spiegare questo. E c'erano le domande di Antonella, sì, che saluto. E quindi sull'intervento, sì, di Emma, la prima risposta l'ho già data. Brava Emma, con applausi, almeno da parte mia, in congresso, credo si possa vedere anche dal video. E so che gira questo video, credo video, di Maurizio Turco, che non ho capito perché vuole chiamare l'ufficiale giudiziario. C'ho anche il link, non ho avuto modo di vederlo perché, essendomi arrivato questa notte, poi oggi ho avuto una giornata di lavoro intensa e ora sono con voi, e magari poi dopo la trasmissione lo andrò a vedere. Di Michele, forse avevo un po' già risposto alla domanda di Antonella, cioè i numeri sono quelli che tutti conosciamo, però mi chiedo chi era il candidato tesoriere alternativo quest'anno, ma anche negli anni precedenti. C'era. Ci sei ancora, Andrea? Sì. Aspettavi una domanda, una risposta da noi? No, concludo il mio intervento con una domanda. Okay, sì, okay. Certo, se volete rispondere voi, ma è una domanda retorica, perché mi dovete rispondere nessuno, perché esatto. No, infatti. Andrea, scusa, va bene, se tu hai concluso, okay. Allora, se tu hai concluso, io passo la parola a Riccardo, 5 minuti, a te la parola, Riccardo. Guarda, io parto dall'intervento di Emma Bonino, che a parte che anch'io rimango allibito da quelle sciocchezze, dalla pochezza dell'intervento. Ma poi, riprendendo un po' l'inutilità che diceva prima Narita del comitato, a me fa specie ascoltare alle volte le persone che intervengono al comitato e sentire il borbottare di Emma Bonino quando qualcosa non le va,
che prende in giro gli interventi. Se una cosa non, ecco, questo magari gli amici da casa non lo sanno, perché per radio non si vedono le cose. Vedere la faccia di Emma Bonino, che magari se ne fotte, si legge il giornale, si fa i messaggini sul cellulare, e addirittura si prende il diritto pure di dire: ma cosa stai dicendo? Ma noi non stiamo parlando di questa cosa, ma questo non è importante. Ma questo non fa parte del comitato. Ma tu ne sai cosa fa parte del comitato? Qual è il senso del comitato? Allora forse il comitato non ha un senso. Ha ragione una riga. No, il comitato. Parlo del comitato, Gianni. Sto parlando proprio delle, sto proprio parlando del comitato. Perché il più delle volte capita proprio questo, che Emma Bonino, quando sente qualche intervento che non le piace, dice la sua. Poi magari noi dall'altra parte, che siamo quelli che dovremmo, sicuramente ne capiamo di meno di politica, no? Rispetto a uno che c'è da tanti anni, ci dovremmo sentire rincuorati di sentire Emma Bonino parlare. Questa volta onestamente io non mi sono sentito ispirato dal discorso. E poi vorrei mettere il coltello nella piaga per quanto riguarda le candidature, i presunti sistemini. Adesso mi sembra che abbiano fatto la scoperta dell'acqua calda, cioè il sistema, è questo sistema, che è il famoso sistema australiano, no? Che è risaputo, è matematica, cioè non è che stiamo parlando io di voto di scambio, io do voto a te, è matematica, cioè è matematico che se uno fa un sistema in una certa maniera, ok? Quindi io do ci sono 5 preferenze e i voti vengono, perché questa è la matematica. Quindi siccome questa regola matematica è stata scoperta già dal primo comitato, probabilmente è stata messa su da chi ha inventato questo sistema, allora chi ha utilizzato questo sistema non è un camorrista, è semplicemente una persona che applica la matematica. Quindi uno scienziato è un camorrista, Albert Einstein che applica la matematica è un camorrista. Cioè mi dovete dire se questo paragone che fate alle persone che hanno utilizzato un sistema. Io sono del parere che se un sistema non piace è giusto cambiarlo, e ripeto, io sono stato uno di quelli che ha votato il cambiamento di questo sistema. Però non cambiando il sistema, a questo punto non vedo qual è il male nel mettersi d'accordo con delle persone per essere elette, tanto più che poi chi viene eletto al comitato, specie chi viene per esempio come me dalla Calabria, deve prenotare albergo, deve prenotare il treno, deve comunque mangiare, e poi si deve magari prendere dei giorni lavorativi per venire lì a Roma, dove si tiene il comitato. Io lo faccio per una ragione molto semplice, di certo non perché ho un tornaconto economico, ma i radicali, come ben sappiamo, spendono soldi per promuovere le proprie idee. Io lo faccio soltanto per avere delle idee diverse dalle mie, perché in comitato l'unica cosa che per me è valevole, come anche nel congresso, è farmi un'idea delle idee degli altri, che mi dà ispirazione nell'avere delle nuove idee io. E poi lo stesso discorso che ho fatto prima, cioè io ho visto il congresso e il comitato da una visione privilegiata. Mi fa piacere quando vengo, insomma, al congresso vi ascolto, perché ho la possibilità di registrarvi, di vedervi e anche di rivedervi, perché secondo me le persone che fanno parte oggi del comitato, soprattutto i giovani, sono veramente la storia di domani. Perché purtroppo ultimamente io vedo un piattume dal punto di vista dei vecchi politici, dei vecchi leader radicali, che mi scoraggia. Però se mi scoraggia da una parte, dall'altra ho la fortuna di vedere persone che invece sono valide, giovani, e che per me rappresentano il futuro. Con questo chiuso. Perfetto. Allora, Nicolò, a te la parola, 5 minuti. Se vuoi ti ripiro con le domande, se te le sei scritte, è meglio ancora. A te. Però non ti sento. Sono domande, scusa. Ok, no, le domande che avevo detto prima, che erano venute dalla chat, per esempio. Allora, il fatto di Turco, che se è vero che se qualcuno ha notizia che può voler portare i libri in tribunale, e poi ne sono tante. Antonella è attivissima come animatrice di chat, dice che non è una domanda, insomma, che sono delle constatazioni. Comunque, a te la parola, Nico. Poi eventualmente allora, guarda, io comincio parlando delle commissioni, perché io sono stato eletto al comitato con il metodo delle cinquine e secondo Bandinelli sono uno dei camorristi. Allora volevo tranquillizzare tutti voi e anche gli altri che si stanno ascoltando che non sono un camorrista, almeno non è mio interesse esserlo. Quindi noi ci siamo ritrovati un gruppo di persone che, come dicevo prima, non siamo riusciti a
a dare magari una visione politica alternativa, però ci siamo trovati d'accordo su alcune questioni sulla trasparenza all'interno di Radicali Italiani e abbiamo deciso di fare gruppo, come credo sia normale in qualsiasi assemblea, in qualsiasi associazione, e ci siamo messi d'accordo. Forse se la sono presa perché abbiamo stampato i fogli e l'abbiamo fatto in maniera più scientifica degli altri, che si sono limitati ad usare dei foglietti di carta scrivendoli a penna. Noi abbiamo tirato fuori Excel, abbiamo fatto le cose per bene, raffinati, però non per questo siamo assolutamente camorristi. Dopo ho sentito parlare di Paola Cossu negli interventi precedenti. Paola Cossu è stata veramente eccezionale, perché lei, non so se fosse un membro della direzione dello scorso anno, in qualsiasi caso è l'unica che si è presa le sue responsabilità, e questo per una persona che si impegna nella politica è una cosa rara e sicuramente lodevole. Altra cosa di cui volevo parlare brevemente erano le commissioni. Io ho assistito alla commissione economia, ambiente, eccetera eccetera eccetera. A parte il fatto che secondo me quest'anno le commissioni avevano dei nomi abbastanza strani, perché erano molto confuse, non si riusciva a capire quale fosse il tema principale della discussione, ma il punto principale che mi preme sottolineare è: che cosa servono queste commissioni? Ci sono dalla ventina alla quarantina di persone che sono in una stanza e si confrontano, però alla fine il cui risultato viene relazionato in seduta plenaria, però alla fine il ruolo che svolgono queste commissioni all'interno del congresso, anche per dare una direzione politica su alcuni temi ai Radicali Italiani, al momento è totalmente insignificante. Quindi sarebbe meglio o cambiarle radicalmente e fare in modo che quello di cui si parla in direzione abbia un valore più forte per le scelte del movimento, o togliere del tutto le commissioni, lasciare spazio al dibattito generale. Anche quest'anno molte persone si erano iscritte però non sono riuscite a parlare, e questo per un movimento come il nostro non è sicuramente un aspetto positivo. Per quanto riguarda invece l'articolo 3, volevo parlare, se posso, due minuti dell'intervento di Lorenzo Strickleavers, facendo un riassuntino di quello che è stato, di quelli che sono stati gli interventi a favore e contro l'articolo 3. A favore della modifica hanno parlato Beltrandi, Labonino e Sergio D'Elia, contrari alla modifica, quindi per mantenere la situazione attuale, Francesco Spadaro, Lorenzo Lipparini e Lorenzo Strickleavers, che sono tutti membri dell'associazione Enzo Tortora qua a Milano, quindi una bella coincidenza per noi milanesi, diciamo. A parte Francesco, che ha usato magari i toni più cattivi, anche Lorenzo Strickleavers ha detto dei toni vergognosi. Spadaro è un compagno che ho incontrato facendo le elezioni comunali qua a Milano. Era da 10 anni che pagava la tessera di Radicali Italiani e del partito. Al congresso dell'anno scorso ha scoperto il funzionamento della Galassia, quindi i rimborsi elettorali che vanno alla lista Bonino-Pannella e tante altre cose che non vanno, e si è incazzato. E da lì in poi non ci ha più visto, quindi ha fatto un intervento molto umorale, se l'è presa fin troppo, e forse questo ha fatto perdere la valenza politica al suo intervento. Lorenzo Strickleavers invece, che ha fatto l'intervento secondo me fantastico, di buon senso, cosa che magari a molti degli altri interventi mancava, ha detto: uno, che la doppia tessera non è un problema, perché l'obiettivo dei Radicali Italiani non è di essere transpartitici, perché il partito radicale è transpartito, Radicali Italiani non necessariamente è un transpartito. La prima volta che il partito radicale storico aveva adottato la doppia tessera era perché non aveva disciplina di partito. E l'altra questione, la questione di se Radicali Italiani si presentasse alle elezioni non potrebbe essere costituente del Partito Radicale Transnazionale. Anche qua la questione è stata smontata. Comunque consiglio a tutti quelli che si sono persi le votazioni su questo emendamento di andare a riascoltarselo, perché alcune delle considerazioni sono molto interessanti. Io finirei qua, se hai domande. No, io domande non ne ho. Se qualcuno ha qualcosa da dire, noi abbiamo in realtà adesso, in questo momento, siamo arrivati giusto all'ora di chiusura. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa,
qualche Gianni, minuto lo possiamo ancora avere. Posso. Vai Riccardo. Gianni, volevo chiedere ad Andrea cosa ne pensa delle questioni, appunto, delle elezioni al comitato, visto che lui non ha detto nulla. No, io sono intervenuto, diciamo, in più punti su questo, anche facendo una domanda, che è la seguente. Siccome Nicolas Ballario ha diffuso i santini elettorali, come li vogliamo chiamare, nella tarda mattinata o fino a verso le ore 13 di domenica, la sera precedente, perché una compagna mi ha fatto vedere un santino simile, però stampato con caratteri diversi e con nomi diversi? Chi glielo aveva dato? Nessuno ha risposto a questa domanda. L'anno scorso siamo finiti nella stessa situazione con movimenti che si sono svolti nell'allora lista dei puri, che poi vedevo qualcuno su Satya Gra quest'anno ha ribattizzato o lanciatori di merda. Quindi, e per dire cosa, io fino all'ultimo comitato di giovedì ha anche proposto un'adozione di un sistema diverso, non si è voluto fare, c'è il sistema australiano e quindi è un sistema elettorale che è così, allora perché non si è voluto riformarlo? Insomma, non mi sembra che se ne esca. E avevo delle brevissime repliche, ma proprio a Niccolò Calabro, ma è proprio la senza disciplina di partito, mi auguro che continui e continui sempre in tutti gli organismi radicali, è proprio il fatto che assolutamente dovrebbe essere transpartito, che a me convince, e mi convinceva molto la notazione che tu hai fatto sull'analisi dei risultati elettorali. Mentre fino agli anni scorsi avevamo Mario Staderini di confermato con risultati bulgari, quest'anno vedo che Mario Staderini si ferma poco al di sopra del 55% e Lorenzo Lipparini arriva verso il 40%, quindi mi sembra un dato che vuol dire qualcosa. E nella diretta domenicale Marco Pannella stesso riconosceva come dire, l'importanza, la rilevanza del risultato di Lorenzo, e Paola Cossu, che stiamo dibattendo di lei anche sulla lista di Radicali Roma, è veramente una persona di grandissima onestà proprio intellettuale, e tacciata di carrierismo più volte. Adesso si è visto qual è il suo grande carrierismo. Lei aveva un progetto politico, costruire una candidatura di Emma Bonino come premier, vede che questo progetto non si realizza e rinuncia. Mi dispiace che rinunci anche alla testa, spero su quella di convincerla, ma voglio dire ad avercene di Paola Cossu, perché invece mi sembra, e qui la chiudo, che molte altre figure di fronte alla non riuscita delle loro iniziative si guardano bene dal presentare le doverose dimissioni. Perfetto, qualche replica trasversale? Mi è venuta in mente una cosa che volevo aggiungere della conversazione Pannella-Bordin, a cui assistevo per la prima volta, e vedere Bordin di persona è sempre un fatto unico, però a parte quello, non mi è piaciuto Pannella quando ha criticato l'elezione di Viale, e volevo dirlo pubblicamente, perché anche in quel caso secondo me è mancato un po' di rispetto verso la platea congressuale. Non mi è piaciuto Pannella neppure nel suo intervento al congresso, quando, secondo me, sempre un parere personale, ha fatto un po' il maestrino dicendovi ascoltate questo video e dopo faccio tre considerazioni. No, non siamo a scuola, e da Pannella, che è un leader riconosciuto da noi tutti i radicali, anche quando ne dissentiamo, non mi aspetto queste cose. Concludo dicendo, per fare felice Anna Rita, moralizzare sto cazzo per quanto riguarda le cinquine. Perfetto, sei stata nominata. Poco è servita la nostra campagna precongressuale, spero che ve ne sarete accorti. Durante il suo intervento finale, per più di due volte Staderini ha detto noi siamo qui per moralizzare la politica. Ok, con queste parole di piombo io penso che possiamo... Ecco. Detto da un immorale. Ecco, grazie. Vabbè,
Ok, monetizziamo sto cazzo. Dobbiamo dire che, tanto per chi ci ascolta, che non è detto che sia informato della mitologia epica eccetera radicale, era una, diciamo, un intervento abbastanza polemico di Giulio Manfredi, se non sbaglio, in relazione a un congresso, mi sembra del 2004-2005, in cui sul fondale c'era scritto moralizzare la politica, e questo termine moralizzare si vede appunto che gli ha suscitato questa replica, e prese il microfono e disse moralizzare sto cazzo, e questo è rimasto un pochino nella storia. Se non c'è altro, io chiuderei questa puntata straordinaria di oggi, questa trasmissione straordinaria. Volevo soltanto dire, appunto, a menzione che io, per organizzare questa cosa, ci siamo mobilitati e ho fatto almeno un 30-35 telefonate oggi. Onore a chi ha accettato, a chi è stato presente, non so perché altri, vabbè, ovviamente qualcuno aveva da fare, altri meno, insomma, ci abbiamo messo la faccia. Vi ringrazio di questo. Possiamo fare eventualmente anche altri, o separatamente o insieme, anche altre trasmissioni. Una cosa di cui mi piacerebbe parlare in futuro è quella su cui io da tempo inutilmente opino, e anche pubblicamente, ma a tempi andati anche in congressi, cioè su se è sentita, quanto e verso che direzione l'esigenza di riformare la nostra forma partito, cioè la nostra galassia, composta di tanti satelliti. Uno di essi si chiama partito, ma non è tecnicamente un partito, per quanto questo termine viene conosciuto da 60 milioni di persone più o meno, e se ancora è efficace come era allora. Io vi lascio a questo interrogativo, e possiamo fare delle altre puntate se volete in un orario, diciamo, se ordinario, vuoi, ti venerdì subito. Ecco, va bene. Allora, se vogliamo, se tutti quanti hanno il tempo, possiamo ascoltare Andrea e le repliche. Vai, no, Andrea. Con una battuta, che se avrà successo la campagna sulle mutilazioni genitali femminili, sicuramente il modello del partito radicale non violento transnazionale transpartito, modello che ancora funziona. Poi volevo dire mezza parola su Walter Veceglio. È vero che Walter ha interrotto Viale durante il congresso, è anche vero che Viale ha più volte interrotto Walter durante i suoi interventi anche al comitato nazionale, e quindi c'è una polemica fra i due. Ok, però scusa, però dai, basta che parlate uno per uno. Vai, Riccardo, replica. Però poi io capisco, infatti tu prima hai precisato che però non è questo il punto. Cioè, il punto che io dicevo era, ed è vero che magari Giovanna Deveta, che era in quel momento, interveniva per gli antispecisti e non era iscritta, come dicevi tu prima, magari non doveva intervenire. Ma io non vado lì alla piazzata che vai a fare, perché ci sono modi e modi per dire le cose. Cioè, capisco che l'ho fatto Sony, capisco che lo fa Levi, ma se lo fa Veceglio, cioè, un attimino mi calano a me i coglioni. Cioè, mi fai cadere di stile, capito? Cioè, Veceglio, che dovrebbe essere non dico un po' più integro di altri, però se tu scendi ai livelli degli altri, o comunque addirittura gridi, e se ti vedi il video dici parole in una certa maniera, non lo so, secondo me sbagli. Cioè, tu Veceglio sbagli in questo. Sento qua Anna Rita. Io mi sono segnata a salite fra Veceglio e Spadaccia, e Veceglio, dopo che Spadaccia, insomma, durante il suo intervento si è permesso di fare una piccola annotazione, all'impazzata ha iniziato a urlare di prefetto, 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 per cui secondo Veceglio chi commenta l'intervento altrui è un prefetto. Me lo ricorderò da ora in poi ogni volta che Veceglio aprirà. Perfetto, a questo punto io vi ringrazio della partecipazione, vi do appuntamento su Libri.tv a tutti coloro che ci seguono, per vedere, appunto, se volete, la registrazione di questa intervista, di questa trasmissione, e anche tutte le interviste che peraltro ancora dobbiamo pubblicare, perché non abbiamo fatto in tempo con i nostri metodi estremamente casalinghi da un punto di vista telematico. Grazie ancora della partecipazione a tutti, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie Gianni. Ciao, alla prossima. Ciao.